è iniziato, si è raggiunta. Allora, il dibattito di questa sera si intitola Milano dopo Pisapia e vuole si pone l'obiettivo di fare una discussione tra le forze di sinistra rispetto a questa nuova amministrazione che è stata eletta. Dico subito che lo scopo di questo dibattito, almeno poi ognuno può dire quello che vuole ovviamente, però io inviterei tutti quelli che intervengono poi a non soffermarsi sulla parte, diciamo così, della campagna elettorale, sulle scelte politiche diverse che possiamo aver fatto, su perché sono state fatte, perché non sono state fatte, era giusto fare una cosa, era giusto fare l'altra. Non perché non sia giusto discutere, serenamente possiamo discutere di tutto anche di questo. Però io penso e preferirei che la nostra discussione si concentrasse su quelle che sono le problematiche che questa amministrazione deve affrontare dal punto di vista della sinistra e capire anche se, indipendentemente dalla collocazione in maggioranza o meno, esistono una serie di contenuti, una serie di obiettivi politici che la sinistra condivide e sui quali si può comunque svolgere un'azione per ottenere dei risultati dal punto di vista amministrativo su una serie di questioni. Ora io ne dirò alcune, poi chiaramente altri ne aggiungeranno. Ne pongo alcune anche per aprire la discussione, ovviamente non penso ad esaurire tutte quante le questioni e i contenuti di cui si dovrebbe discutere. La prima cosa su cui io credo è importante che ci sia un intervento urgentemente a Milano e anche di una certa significatività è la questione della casa. È una questione sulla quale, nonostante anche noi, comunisti, anche di Fondazione, Comunisti Italiani, anche di Fondazione, abbiamo posto nella maggioranza precedente, devo dire che nei 5 anni precedenti non siamo stati soddisfatti di come si è risposto a questo tipo di problema. Sicuramente la vicenda dell'Expo ha assorbito in larga misura le risorse disponibili. Anche questo è un tema che io qui oggi non vorrei approfondire, se non da un altro versante che toccherò dopo per quello che riguarda i grandi eventi. Però, come dicevo, per tutta una serie di questioni, il tema della casa, anche nei 5 anni precedenti, a mio parere, non è stato affrontato con la necessaria energia, soprattutto rispetto a quello che è e sono i bisogni e la situazione drammatica, che penso tutti quanti conoscete, ci sono 23.000 famiglie in attesa in vista per le case popolari, ci sono tutta una fascia di persone che in realtà non riescono ad entrare nella lista per le case popolari, ma non sono in condizione a Milano di accedere a un'abitazione accessibile per il loro reddito, perché sappiamo tutti che il mercato della casa a Milano è molto costoso, sia dal punto di vista della vendita che dell'affitto. E quindi c'è tra le 23.000 famiglie che sono in lista per attenuare la casa dall'aria e ci sono tutta una fascia, diciamo leggermente più benestante, ma che comunque ha difficoltà a trovare una casa. E quindi su questo tema bisogna intervenire. Sava ha detto che questa è una delle sue urgenze, è una cosa sulla quale lui intende intervenire energicamente. Vedremo, io mi auguro che questa cosa la faccia così come ha, come dire, ripetutamente promesso in campagna elettorale anche subito dopo. Però io credo che questa vicenda si lega anche molto a un'altra partita enorme, importantissima che c'ha davanti la città di Milano, che io metto assieme anche se sono questioni che hanno delle, diciamo da un punto di vista tecnico, hanno delle differenze. Sono gli scali ferroviari, sono le ex caserme dismesse e sono, ed è l'area dell'Expo. Tutte queste aree messe assieme, che ripeto, non sono la stessa cosa perché le caserme sono dello Stato, della difesa, le stazioni sono delle ferrovie dello Stato, eccetera, eccetera, però tutte assieme sono diversi milioni di metri quadri di aree che in qualche modo avranno degli interventi nel prossimo futuro. Ecco, io credo che un elemento importante, al di là dell'aspetto a cui appunto anche il sindaco Sala ha fatto più volte riferimento, ristrutturare, sistemare quelle case popolari che sono vuote perché non sono assegnabili, eccetera, eccetera. E questo è un pezzo della partita. E appunto, come dicevo, vedremo se poi questa cosa verrà affrontata con le debite risorse e la debita energia.
Però ripeto, ci sono tutte queste aree di milioni di metri quadri che, sulla quale ci saranno gli interventi. Ecco, io credo che su quelle aree non è possibile che non ci sia un quantitativo di case popolari a canone sociale e di case a canone moderato che siano accessibili per quell'altra fascia che sta sopra il canone sociale. Questo lo dico perché sapete tutti che sulla vicenda degli scali ferroviari nell'ultima parte dell'amministrazione Pisapia c'è stata una certa discussione, perché l'accordo che era stata fatta non dava molto spazio. Cioè, l'housing sociale non è la stessa cosa delle case a canone sociale e anche molte volte delle stesse case a canone moderato. È un tipo di risposta abitativa positiva che io non è che voglio demonizzare, ma non può coprire quella fascia. Tra le altre cose, nel PGT, che già approvarono avanti, su un emendamento che tra l'altro feci io e anche Basilio, fu inserito, le ripeto, nel PGT della Moratti, che qualunque area che veniva edificata sopra un livello minimo, quando è troppo piccolo ovviamente non si può fare, almeno il 5% dell'edificato doveva essere canone sociale e il 5% canone moderato. Quindi non è possibile che adesso si va ad attuare delle grandi trasformazioni di queste aree e non si trova spazio per le case a canone sociale e canone moderato. Quindi questo è un elemento secondo me importantissimo. Poi in queste aree che sono enormi si possono fare tantissime cose e tantissime cose si faranno, o almeno mi auguro che si faranno, comunque si dovrebbero fare servizi, area verde e anche edificazione, diciamo così, a livello di mercato. Non è che questa cosa secondo me è da cancellare completamente, però quella parte assolutamente ci deve essere. L'altra cosa che si collega in parte a questo che dicevo prima, che lo accennavo con Esco, è una cosa che a me un po' preoccupato quando ho sentito che Sara l'ha detto, perché Sara ha detto ripetutamente che lui vorrebbe puntare sui grandi eventi. E io ho letto proprio sul giornale una citazione sua dove lui diceva che nel mondo ci sono alcune centinaia di migliaia di persone, ovviamente aggiungo io molto benestanti, che seguono i grandi eventi. Quindi dove ci sono questi grandi eventi, queste centinaia di migliaia di persone si spostano, vabbè, porteranno anche soldi, poi bisogna vedere a chi, perché un bilancio di ASPO per capire quanto lavoro effettivamente si è creato e chi effettivamente ci ha guadagnato qualcosa, sarebbe anche il caso di farlo, non è il tema di questa sera, però questo lo dico per dire che questa logica dei grandi eventi a me lascia molto perplesso. Mi lascia molto perplesso, ma è tutto perché si rivolge solo a questa fascia di popolazione mondiale molto privilegiata, diciamocelo chiaro, ma poi soprattutto perché la dinamica del grande evento è che, essendo un grande evento con dei tempi ristretti, che si deve svolgere con grandi appunto fastosità e investimenti, è che il grande evento assorbe tutte le risorse, come in parte è successo con Est, che la maggior parte delle risorse delle spese su Milano sono state assorbite dalla vicenda di Est. Poi anche lì, ripeto, anche con elementi positivi, perché alcune metropolitane probabilmente sono state fatte anche perché c'era questo, però non è possibile secondo me procedere con questa logica. Milano ha bisogno di trovare un terreno di crescita, un terreno di risposta anche ai bisogni sociali, che con la crisi economica che non è mai finita e ancora sta continuando sono sempre più forti, sempre più grandi, quindi secondo me questa logica dei grandi eventi è abbastanza da abbandonare. Comunque non possiamo procedere da un grande evento all'altro. Io a me questo evento sinceramente ha molto preoccupato. L'altro tema, perché abbiamo il segretario della Camera del Lavoro e penso poi ovviamente dirà delle cose molto più approfondite di quanto posso dire io, è un altro aspetto che nei 5 anni passati, per esserci un'amministrazione di sinistra, comunque di centrosinistra, è stato un po' problematico, ed è stato il rapporto tra l'amministrazione e i lavoratori del Comune di Milano, che in tutti i loro vari settori sono 11.000 lavoratori, quindi è la più grande azienda della città. Se poi ci mettiamo le municipalizzate diventano ancora di più, l'ex municipalizzato insomma, no? E il rapporto tra la scorsa amministrazione e i lavoratori e anche la Camera del Lavoro e i sindacati non è stato idilliaco. E io credo che questa cosa è stato un errore, soprattutto perché un'amministrazione di sinistra, comunque di centro-sinistra, ha nei lavoratori il primo elemento da valorizzare, perché gli stessi lavoratori sono quelli che possono consentire un miglior funzionamento dell'amministrazione,
un miglior servizio per gli utenti. E quindi se si coinvolgono i lavoratori, se si riesce a creare un rapporto positivo con i lavoratori, ovviamente con le organizzazioni dei lavoratori, quindi con le organizzazioni sindacali, è l'amministrazione che ci guadagna, l'amministrazione intesa non come giunta ma come amministrazione complessiva. Quindi anche qui c'è tutta una partita che si deve aprire, che io spero cambierà in modo migliore rispetto a come è stata negli ultimi tempi, dove tutti quanti penso sapete che ci sono stati anche dei momenti abbastanza di conflitto anche proprio tra il sindacato e l'amministrazione. Dico ancora una cosa, poi faccio parlare loro e poi magari faremo un altro giro, perché così vediamo dopo che magari ci saranno stati anche degli interventi. Credo che c'è un altro grande tema sul quale è importante che questa amministrazione e anche la sinistra intervenga fortemente, che è la questione della città metropolitana, perché questa veramente è una cosa pazzesca, è una cosa assurda, perché è stata cancellata la provincia ed è stata sostituita sostanzialmente da un vuoto. E qui non è solamente la questione democratica, cioè sul fatto che la provincia veniva eletta dai cittadini e la città metropolitana no, viene eletta, sapete tutti, dai consigli comunali, dai sindaci, è una elezione cosiddetta di secondo livello. Io sinceramente non capisco da un punto di vista democratico, perché mi sembra un enorme passo indietro. Perché queste elezioni di secondo livello, che forse ne parleremo domani sera nel dibattito sulla riforma costituzionale, dovrebbe riguardare addirittura anche il Senato? Una delle conquiste dopo la sconfitta del fascismo e il ripristino di una democrazia che secondo me non è stata ideale, però comunque è stato un sistema democratico in Italia, è stato il diritto sacrosanto dei cittadini di eleggere chi li governa. Allora, che senso ha che questi livelli di governo non siano eletti direttamente dai cittadini, ma siano eletti da persone elette dai cittadini che poi a loro volta eleggono altre? Ricorda un po' cose che accadevano nell'Ottocento, dove c'erano quelli che avevano i diritti di voto e votavano per gli altri. Questa cosa della città metropolitana, però, al di là di questo elemento di democrazia e di partecipazione, che oltretutto, anche qui faccio un veloce inciso, parlo veramente velocemente verso la fine dell'introduzione, adesso mi è sfuggito, mi ritornerà. Comunque, cioè, a parte questa questione di democrazia, la questione enorme della città metropolitana è che, come dicevo prima, ha sostituito la provincia con un niente, perché la città metropolitana non ha fondi, non ha mezzi, non ha poteri e non può esercitare nessun tipo di funzione. Allora, da questo punto di vista, io la butto all'estremo. O si toglie completamente, perché avere una cosa vuota che non ha i mezzi per governare delle cose che invece andrebbero governate a livello di città metropolitana, perché credo che tutti qui dentro abbiamo sempre detto che ci voleva un organismo di governo a livello di città metropolitana per la questione dei trasporti, per la questione dei rifiuti, per tante problematiche che si possono gestire meglio a livello di città metropolitana che rispetto, e poi si può anche bilanciare la differenza tra la grande città e tutti i comuni che ci stanno attorno, sono cose che si sono dette tante volte, no? Quindi no, non è che io sono assolutamente a favore di una città metropolitana, che però sia un organismo vero che è in grado di funzionare, quindi deve avere i fondi per poter intervenire e la possibilità, perché anche qui, che significa che un consigliere comunale, un sindaco, fa l'assessore della città metropolitana? Come fa una persona che già ha un compito istituzionale che dovrebbe assorbire completamente le sue capacità, il suo tempo e le sue attività, oltre a quello fare anche l'assessore della città metropolitana, occuparsi, che so, della scuola, della questione dei rifiuti, della questione dei trasporti, a livello di città metropolitana, nei ritagli di tempo? Anche questo è un modo per dire che questo era un organismo fasullo, che non poteva funzionare. Semmai fare una cosa di questo tipo a livello di città metropolitana è ancora più impegnativo che farlo a livello delle singole città, anche della città di Milano. E non si può continuare così. Non si può continuare così, perché guardate che quelle cose che gestiva la provincia, che adesso sostanzialmente non sta gestendo nessuno, sono un problema, perché non c'è nessuno che interviene su quelle problematiche. Quindi io credo che da questo punto di vista, questa amministrazione, per quello che riguarda l'amministrazione lo vedremo, e comunque tutte le forze di sinistra, dovrebbero porre rispetto al governo fortemente questa questione. O si fa una struttura che effettivamente è in grado di governare, oppure la togliete, però a questo punto qui quello di cui si occupava la provincia deve essere ripartito chiaramente tra comune e regione e dei
se devono avere i mezzi e le possibilità di gestire le cose. In questo senso io devo dire che temo che Sara non sia la persona più adatta per aprire questo tipo, diciamo, tra virgolette, di contenzioso col governo, perché mi sembra che il suo atteggiamento rispetto al governo sia un atteggiamento, come dire, molto accondiscendente, molto benevolo. Io non è che dico può avere le idee politiche che vuole, non è quello il problema, però su questo tema della città metropolitana non è possibile, per avere un atteggiamento positivo col governo, che poi si firma i patti per Milano, queste cose qui, non porre una questione che ormai da quando è stata formata la città metropolitana è a un livello di emergenza pazzesca, perché sostanzialmente poi loro magari che l'hanno seguita più da vicino, che sono in consiglio comunale, possono dire qualcosa di più preciso, ma per quanto ho visto io dall'esterno, è assolutamente un organismo che non è in grado e non riesce a gestire nulla. Ho posto alcune cose, sicuramente molte altre ce ne sono, quindi a questo punto io passerei la parola prima ai due esponenti che stanno in consiglio comunale, quindi prima ad Anita e poi dopo a Basilio, e sentiamo Domini e Matteo. Grazie Vladimiro, buonasera. Ho presentato tutti quanti, penso. Ma più o meno ci conosciamo, io sono capogruppo di Sinistra per Milano e segretaria metropolitana di Sinistra Ecologia e Libertà. Mi ritrovo in molte delle urgenze, delle priorità che poneva Vladimiro come questioni da affrontare adesso, nel senso che non possiamo neanche prendere l'impegno sul futuro, perché sono delle urgenze non perché noi che facciamo politica o che abbiamo incarichi istituzionali decidiamo che quelli sono degli obiettivi, ma perché ci sono migliaia di cittadini milanesi in carne ed ossa che su questioni come quella della casa, come quella delle esigenze sociali veramente intese, io sono appena riaperto le scuole, quindi da un lato il bisogno dei nidi, dall'altro le situazioni ad esempio delle famiglie che si sono trovate con l'insegnante di sostegno che non era incaricato e quindi in questi giorni, in queste settimane l'inizio scuola si barcamenano sostanzialmente il personale presente, e noi non possiamo dire a tutte queste persone un attimo, dobbiamo discutere delle priorità, dobbiamo magari metterle in classifica, arriverà anche il vostro momento. Sappiamo che però si dovrebbe fare, ma molto spesso negli ultimi anni, negli ultimi decenni, forse da sempre, la politica e le istituzioni tendono sovente a ragionare in questo modo, quindi a di scettare di che cosa bisognerebbe fare e poi rimandare sempre il momento in cui si deve farlo. Perché parto da questo punto? Perché io credo che il titolo del dibattito a Milano dopo tutta via, no? E se c'è un elemento che vorrei davvero, senza soluzione di continuità, si sederasse in questa nuova amministrazione, è proprio quell'aver diminuito quella distanza siderale che molto spesso c'è tra le istituzioni e i cittadini, tra la politica e le persone. Ieri sera, penso molti di voi abbiano fatto la stessa cosa, ho seguito in televisione il dibattito da Bologna, la festa democratica, tra Muraglia e Renzi sulla conferenza. Sono contenta che ve ne occupiate stasera, perché quella è una delle battaglie che tutti quanti ci accomuna e che davvero dobbiamo in tutti i modi provare a vincere quando finalmente ci tirano la data, però insomma sapremo quanti giorni avremo, ma non perdiamo un minuto rispetto a quella battaglia che è fondamentale. Ma perché parlo del referendum ieri, di un'iniziativa che non ragionava di Milano e che non si neanche rivolta in città? Perché ad un certo punto Lerner, ponendo una domanda, forse l'ultima agli interlocutori, faceva presente che in questo momento di fatto l'antipolitica che prende così tanto piede e spesso frecciatina Renzi, no? Molto spesso anche il Partito Democratico, quindi anche la politica più tradizionale, tende a usare quell'argomento lì, quindi si dice votate sì al referendum perché appoggiamo un certo numero di senatori, non li paghiamo più perché non ci sarà più bicameralismo, quindi diventiamo più efficienti, e insomma lui ha finito dicendo Renzi, no? Più politica e meno politici. Allora Lerner giustamente faceva presente,
antipolitica avrà alcune buonissime ragioni per portare quel tipo di argomenti, ma mi viene da pensare, diceva, che a un certo punto si arriva poi a percentuali elettorali come quelle delle scorse regionali in Emilia-Romagna, che vi ricorderete tutti hanno rasentato al ribasso il 37% degli elettori. E allora, se noi comunque anche da sinistra proponiamo quel tipo di antipolitica e quel tipo di ragionamento, poi non ci dobbiamo stupire, no? Che gli elettori cittadini disertano le urne. Allora, ritornando a Milano e all'eredità di Pisapia, che vorrei fosse buttata a mare, c'è proprio stato questo lavoro in questi anni. Io non sto dicendo assolutamente che non ci sono più urgenze per i prossimi, perché è stato fatto tutto, è stato fatto molto, è stato fatto tanto. Sto dicendo che in questi 5 anni quell'esperienza amministrativa è stato un laboratorio che ha dimostrato che nella situazione attuale ci può essere un'amministrazione che intanto è pulita e onesta, ma quello è il minimo sindacale, cioè non deve essere neanche riportato come risultato. È un risultato incredibile dal punto di vista statistico, guardando alle altre città e agli altri contesti istituzionali, ma noi non lo rivendichiamo perché ci aspettiamo che debba essere così e che non possa essere perché così. Ma soprattutto in questi anni in città alcune cose specifiche sul tema della casa insufficiente, sul tema del trasporto pubblico locale, sul tema dell'allargamento dei diritti, che è un aspetto importante, perché le persone omosessuali, le persone che vogliono decidere per il proprio fine vita, i giovani che vogliono comunque avere spazio, occasioni in cui sperimentare incubatori di impresa, nuovi lavori, l'amministrazione ha dimostrato che si possono provare a dare delle risposte. È stato fatto partire, sapete, il cantiere per la più grande opera pubblica, grande opera nel paese in questo momento, che è il cantiere di M4. Il momento di crisi economica e di mancanza di lavoro, mentre noi diciamo, giustamente, l'altro elemento che ci accomuna, che bisogna che ci siano investimenti pubblici per far ricominciare a girare l'economia, poi il grossissimo cantiere, di cui poi tutti i giorni vediamo le conseguenze in termini di viabilità, in termini di mezzi di trasporto pubblico locale, che costretta a cambiare le traiettorie, però vediamo che quella cosa si sta facendo, bisogna che i tempi vengano rispettati, che tutto funziona nel migliore dei modi, però quello si sta facendo. Tornando invece più nello specifico alle questioni, quella della casa insieme a quella delle periferie è una delle urgenze, una è della, viene chiamata talvolta dal sindaco Sala, un'ossessione di positivo. È stato un tema che ha attraversato tantissimo la campagna elettorale, non poteva che essere così dal mio punto di vista, perché è davvero un'urgenza. Oggi pomeriggio io e Basilio abbiamo partecipato a una commissione congiunta periferie e casa, in cui era presente l'assessore Rapaiotti, che so come essere sulla cresta dell'onda in queste ore perché ha partecipato all'assemblea del Rete Sociale 26 per uno, stupendo anche un po' noi milanesi, perché è un assessore di sala vada a uno spazio occupato a discutere con gli occupanti e i cittadini, è stata una bella sorpresa per molti di noi. Comunque in questa commissione l'assessore ha presentato ancora molto in astratto comunque quello che è il modo, il metodo e alcuni dei contenuti, e io mi ci sono ritrovata molto, immagino anche Basilio, intanto perché ha detto che il tema della casa è un tema prioritario e urgentissimo e non posticipabile, ma non è l'unica questione importante nelle periferie. Perché anche laddove riuscissimo a risolvere quella questione prescindibile, gravissima, che sono 23.000 alloggi fissi, che parlava Vladimiro, no? Io avevo proposto banalmente che si mettesse un contatore sul sito del Comune di Milano, perché bisogna dimostrare drasticamente, giorno per giorno, che riusciamo più presto possibile a farlo questo conto alla rovescia. E l'assessore su questo si è impegnato in modo molto chiaro, anche perché sapete che in quel patto per Milano, che ci auguriamo tutti quanti, che non sia la solita passerella buona per i giornali in cui Renzi viene, promette 2,5 miliardi in varie opere, poi a un certo punto, anno per anno, mese dopo mese, ci avviciniamo alla fine della consigliatura, magari speriamo, non sarà più neanche il premier, e di quei soldi non avremo visto.
tristemente, e continueremo a parlare della metropolitana che arriva fino a Monza, fino a Baggio, ma non è successo niente. Io spero che quei soldi invece arrivino per davvero, e su alcune partite specifiche, come ad esempio la questione dei 30 milioni per alcuni quartieri, mi sembra che stiamo andando in quella direzione. Quindi assolutamente bisogna lavorare perché quel pezzo di erba venga messo a disposizione di tantissimi cittadini in lista d'attesa, ma anche che si faccia il possibile perché si risolva quella differenza, che però è una differenza che interessa la regione, al comune di Milano, ma che non interessa ai cittadini milanesi, che parte di quel patrimonio erba è gestito, è di proprietà del comune di Milano diretta, quindi gestito da MM, parte gestita da ALA, ma non possiamo dire a quei cittadini lì che sono milanesi come tutti gli altri, il vostro turno arriva dopo perché dovete andare a bussare al citofono Marroni. Quindi quella questione importantissima, ha detto e ha riflettuto, e ci stiamo pensando con Ravaiozzi se sia meglio fare degli interventi che trasversalmente ragionino sui vari quartieri, o se dobbiamo capire in questo momento quali sono i quartieri che hanno più necessità urgenza, però insomma bisognerebbe in realtà fare entrambe le cose, bisogna trovare le risorse, bisogna ragionare sulle trasformazioni urbane, sulla cosiddetta rigenerazione anche, per fare in modo, e io sono d'accordo che anche da lì venga fuori una parte di nuovi alloggi pubblici, penso lì alla scala ferroviaria, ma penso anche alla questione delle sicuramente caverne che probabilmente verranno riqualificate e destinate al nuovo uso. Penso anche che dobbiamo porci un'altra questione, perché c'è l'auto sociale con tutte le sue componenti in buona parte, ma c'è anche un pezzo in questo momento di cittadini, ed è un pezzo di cittadini di nuova generazione, dei 20, 30 anni, ma ahimè talvolta anche i 40 anni, che per le loro condizioni estremamente precarie, lavorative e di conseguenza esistenziali, il tema dell'acquisto della casa non si oppongono, e la questione dell'affitto non è una questione che purtroppo è riuscita in questi anni a livello comunale, ma anche sul livello, ad essere davvero messa a tema. Quindi ad esempio la pongo in maniera dubitativa, però credo che possa essere una linea di lavoro. Perché all'interno dell'housing sociale, oltre a ragionare di una quota a costo di mercato e una quota convenzionata, non si ragiona anche su una porzione che venga destinata specificamente all'affitto calmierato, ovviamente, perché ci sono migliaia di giovani coppie che in questo momento non sono nella condizione che vorremmo che fossero, ma in questo momento non lo sono, anche perché magari sono milanesi che temporanei che vengono qua per fare l'università, per un dottorato, per un contratto di lavoro purtroppo troppo breve, e allora anche di loro dobbiamo ragionare. La questione degli scali la voglio riaffrontare anche oltre la questione abitativa, perché è una partita importante, è una partita che è rimasta aperta nella scorsa consigliatura, e non mi interessa discutere del perché, del per come, della cosa pensavamo allora. Vedo che in tutta quella vicenda c'è un elemento straordinariamente positivo, che è il fatto che mentre si era discusso pochissimo di questa questione, l'avevamo vista solo a volo d'uccello nei suoi piani, anche perché si occupa di politica, era stata forse trattata anche con un po' di leggerezza dai colleghi del precedente consiglio comunale, penso a tutti quanti, ne hanno discusso in addirittura d'arrivo e forse non troppo. In questa campagna elettorale e dopo la bocciatura invece l'opinione pubblica ha iniziato a ragionarne molto, e non tanto sul perché non è passato, doveva passare, non doveva passare, ma sono venute fuori molte idee interessanti e educative. Penso al fiume verde, ma penso anche alla questione della Circle Line, quindi a come contribuire a fare il trasporto pubblico locale in quelle zone che sapete sono nevralgiche, sono strategiche, una ulteriore risorsa. Penso a come si debba ragionare di come modulare le funzioni, perché c'è l'abitativo, c'è il terzo e il terziario, quaternario. Però ci sono anche tante altre funzioni importanti, c'è la questione per esempio dei luoghi di culto. Quando ragioniamo delle funzioni possibili dentro gli scali, non ho mai sentito parlare dei luoghi di culto, mentre sappiamo che una delle questioni urgenti, secondo me, ma
rimaste aperte da come si è chiusa la scorsa consigliatura, e che si era detto dal 2011 in poi che sarebbe costruita una moschea. Lo dico in questa zona 8, perché mi piace affrontare le questioni e non usare solo gli argomenti che magari insomma non sono divisivi, non creano difficoltà. Io penso che al netto di dove era integrato su Milano sia un tema importante per tutti i milanesi, che siano di religione cattolica, di religione musulmana, che siano turisti, che siano atei. Mi sembra una questione che possiamo dire condivisa per tutti. E allora, anche se nascono e si rigenerano dei nuovi quartieri sulla città, dobbiamo affrontare anche quel tema. E poi c'è, non voglio anticipare, insomma, credo che la segretaria della Camera del Lavoro su questo avrà tantissimo da dire, c'è il tema del lavoro, anzi dei lavori, anzi dei mondi del lavoro. Perché vediamo, no, quotidianamente come quella questione è rimossa. Ieri è morto un operaio, un padre di famiglia, una persona che difendeva il suo lavoro e quello dei colleghi ancora più precari, nel settore come quello della logistica, che è una zona grigia, no, di cui si parla pochissimo. Allora, ci ricorda ancora una volta che esistono ancora gli operai, intanto, cosa che soprattutto a Milano talvolta ci dimentichiamo, e che bisogna, il comune ha pochissime competenze, è vero, però si deve occupare di sostenere il lavoratore, di sostenere chi vuole anche creare lavoro, e sicuramente l'ambito dei nuovi lavori, del cosiddetto co-working, delle start-up è un pezzo, ma un pezzo di una penisola, anzi un arcipelago che è fatto di tante cose e su cui c'è bisogno di visioni, c'è bisogno di prospettiva, ma anche lì c'è bisogno di interventi concreti e immediati, molto importanti. Poi c'è tutta la questione degli spazi sociali, lo dicevamo a proposito dello sfitto, dicevamo è uno scandalo che ci siano spazi di proprietà demaniale che rimangono non assegnati, è uno scandalo quando si tratta di case, è uno scandalo anche su quando si tratta di scantinati, cantiloft, piccoli negozi dell'ALER che potrebbero ridare da un lato è un'occasione di socialità, di aggregazione, anche di autoimprenditorialità dai giovani, e anche in alcuni quartieri, perché appunto le periferie hanno il problema della casa, ma hanno anche quello del problema degli spazi sociali, hanno il problema del fatto che dopo le 7 di sera non succede più niente, che sono dei dormitori ancora purtroppo spesso, e allora questa è un'altra urgenza. Bisognerebbe fare in modo che il Comune di Milano ragioni di come assegnare degli spazi lì, inventandosi dei nuovi regolamenti, inventandosi delle nuove formule, e quindi sappia valorizzare tutti i gruppi formali, informali, associazioni, gruppi di volontariato, centri sociali, di giovani o di meno giovani, che potrebbero essere una risorsa importante per la nostra città. Questione città metropolitana, visto che non lo sa nessuno come sempre, le elezioni di secondo livello, ma ci avviciniamo alla seconda scadenza elettorale, avevamo fatto la prima circa un anno e mezzo fa, la poi è completata con la fine del mandato di Pisapia, e quindi il 9 ottobre mi sembra si voterà di nuovo per la città metropolitana. Io sono molto d'accordo con Vladimiro che per quanto riguarda questa neonata istituzione, che sapete ha avuto una gestazione di 40 anni, a me capita abbastanza spesso di parlare con Antonio Pizzinato, che è stato uno dei primi, no, che ha si innamorato di questa idea, che rimane una buona e un'ottima idea, perché potenzialmente, in particolare nella nostra area vasta milanese, che ha le caratteristiche metropolitane già in sé, no, l'esigenza di un ragionamento che provasse non a governare da sopra come era per la provincia, ma che provasse a fare davvero lavorare di concerto i sindaci dei comuni grandissimi come Milano, dei comuni grandi come Sesto, Cinisello, Rozzano, dei comuni medi, dei comuni piccolissimi, è una questione importantissima. Dopodiché la legge del Rio, ci hanno messo 40 anni a pensarla, hanno partorito non un topolino, ma hanno partorito una cosa che avrebbe bisogno di essere cambiata in modo radicale se non ripensata da capo. Per la questione della mancanza di democrazia, che diceva Vladimiro, per la questione della mancanza anche di strutturale di risorse, perché di legge di stabilità e legge di stabilità, di decreto mille proroghe si mettono quei soldini che
che bastano per chiudere il bilancio, ma che non permettono assolutamente di progettare le politiche. E però non possiamo accogliere la città metropolitana. Dico una cosa banalissima: mi è capitato abbastanza spesso nel periodo estivo di fare la statale 36, che dovrebbe per tutte le strade provinciali, e non avevano sostanzialmente per tutta la stagione estiva tagliata l'erba ai margini delle strade, con le conseguenze di visibilità, di pericolo anche per gli automobilisti. Sì, la città metropolitana deve occuparsi anche di queste cose qua, deve occuparsi del trasporto degli studenti disabili negli istituti medi superiori. Sono funzioni fondamentali, basiche, elementari, non riesce a fare neanche quelle. Non riesce a fare neanche quelle perché le persone che se ne dovrebbero occupare lo fanno come dopo lavoro. Da lì, ma torno sul referendum costituzionale, perché quella è un'ossessione, come quella di Sala per le periferie, noi dovremmo avere in questo momento quella per il referendum. Da lì, ma diceva, vogliono fare un senato di dopolavoristi, ok? Benissimo, sbagliato. Il senato non deve essere di dopolavoristi, ma neanche la città metropolitana, anche perché un sindaco, ancora più di un consigliere regionale, ha davvero tanto per la testa, perché ha i cittadini sotto casa che lo aspettano e gli chiedono tutta una serie di cose necessarie. E allora come può andare anche a occuparsi dei cittadini degli altri comuni dell'area metropolitana? È importante perché che prima o poi si torni. Sarà un piccolo costo della democrazia a cui i cittadini, i contribuenti dovranno rispondere. Sì, ma usciamo dall'idea che i costi della democrazia siano i costi dei politici o della politica, o che appena insomma c'è un ricorso sia un privilegio, almeno tra di noi ce lo possiamo dire, credo. Chiudo però con la città metropolitana, sia per dare una piccolissima buona notizia, però per quel che vale, che tra i pochi soldi del patto per Milano che sono già in sicurezza, ci sono questi milioni che servono per chiudere il bilancio della città metropolitana. Quindi questa volta riusciamo a rispettare la legge di stabilità. A me è capitato più volte di dire che adesso Sala è in automatico anche il sindaco della città metropolitana, che proveremo, è difficilissima, a governare, essere anche al governo di quell'istituzione con tutte le difficoltà che ha, però a patto che tutta la maggioranza del milanese, che sarà anche quella della città metropolitana, faccia fronte comune per fare una vertenza reale, perché negli scorsi anni credo l'abbiamo fatta troppo poco per chiedere che i parlamentari milanesi o comunque eletti, che le forze politiche democratiche progressiste lavorino sul serio per fare in modo che quell'istituzione la si modifica nel suo assetto istituzionale, o davvero diventa un ulteriore elemento di allontanamento tra la politica e i cittadini. E torno da dove ero partita, questa per me sarebbe la cosa più grave, perché se in questo momento uscissimo di qua e domani mattina chiedessimo alla persona che abbiamo seduta vicino sull'auto, a un nostro amico, a un nostro collega di lavoro, se ha avuto notizie della città metropolitana, sia in termini di risultati concreti, sia banalmente nel sapere che tra due settimane e tra tre settimane ci sono le elezioni, o chi è il sindaco metropolitano. Oggi ci si stupiva del fatto che nei test di ammissione all'università alcuni giovani purtroppo non sapessero che Virginia Raggi è il sindaco di Roma. Ci stupiamo, è una cosa che ci preoccupa sul futuro. Ci preoccupa e ci stupisce meno, ma che i cittadini della città metropolitana milanese non sappiano che Sala esattamente il loro sindaco, e che il precedente sindaco era Pisapia. Secondo me sono tantissimi giovani, uomini, donne, che persone che fanno politica, si interessano di politica, di sinistra e di destra. A me sembra un fatto grave e mi sembra proprio una responsabilità fino in fondo nostra, per come funziona la legge, per come non siamo riusciti a raccontarla, per come non ne abbiamo fatto tema e priorità politica. In questo senso faccio anche un invito a tutti gli altri che sono con me a questo tavolo per sostenere, obbligare Sala a fare questa cosa, ma fare anche la nostra parte. Grazie, ora la parola a Basilio Rizzo, che tutti sapete è stato presidente del Consiglio Comunale nella scorsa amministrazione, ora è consigliere per la lista Milano in Comune. Grazie. Io penso che noi dobbiamo innanzitutto ringraziare quello che sta succedendo a Roma,
perché tutto quello che sta succedendo a Roma fa sembrare molto più bello il governo della nostra città. Di fronte alla spazzatura che vediamo, cioè è sempre tutto molto, molto migliore. Però noi dobbiamo confrontarci, io sono stato abituato dalla mia, da bambino, che mi diceva, i nostri genitori ci dicevano sempre non guardare quelli che stanno, che sono peggio di te, guarda quelli che sono meglio di te, perché così hai la possibilità di migliorare. Allora, io credo che i ragionamenti per quanto riguarda il giudizio che abbiamo, i primi passi della nostra amministrazione, devono vedere se si stanno affrontando i problemi concreti, materiali dei nostri concittadini e vedere se siamo sulla direzione giusta. Io devo dire che ci sono luci ed ombre. Ad esempio, sulla questione della casa, è stato detto, io ho ascoltato il fenomeno oggi pomeriggio l'assessore Lamaiotti, i progetti che sono stati esposti per quanto riguarda la questione della casa, io li condivido totalmente. Anzi, noi ci abbiamo fatto la campagna elettorale. Cioè, abbiamo detto che noi volevamo che ci fossero, anche nei numeri, che noi volevamo che ci fossero 30.000, 30 milioni che venissero impegnati per quanto riguarda gli interventi per il recupero dell'edilizia residenziale pubblica che non veniva utilizzata perché non era messa a norma, quindi per recuperare questi alloggi, e ci è stato detto che questa cosa si fa. Noi dicevamo, io come candidato sindaco ho sempre detto che bisognava andare a recuperare dai soldi che abbiamo impelagati della società Arexpo, che quello ci consentiva di avere 30 milioni subito per poter impegnare. La giunta nuova ha recuperato alcune risorse dicendo non c'era bisogno, noi abbiamo a disposizione queste risorse. Innanzitutto, se devo fare un affronto, la prima cosa che mi viene da dire è questa. Ma se questo primo recupero è avvenuto attraverso i risparmi di risorse che esistevano nel bilancio comunale, che non sono stati utilizzati in passato e che adesso vengono devoluti, come si dice, vengono spostati sul problema della casa, senza dirlo credo che la giunta Sala in qualche modo critichi la giunta precedente, perché non è che questi soldi sono spuntati come dei funghi adesso, erano soldi che c'erano, che potevano essere destinati ad altro rispetto a quello cui erano, sui quali erano stati spostati, e che adesso dal recupero, dalla pressione, dalla raccolta degli impegni, dall'ossessione sulla questione della casa vengono utilizzati sulla casa. Non voglio rimandare al passato, prendo atto che queste risorse c'erano e le cose che abbiamo detto per tanti anni probabilmente ci avrebbero portato con maggiore serenità ad essere credibili agli occhi dei cittadini sul fatto che quella giunta aveva cambiato non tanto tante buone cose, io sono d'accordo con la vita, tante buone cose sono state fatte sul piano dei diritti civili, diciamo in particolare sui diritti soggettivi eccetera, sul piano sociale non è che si è fatto nulla. E quindi anche questa prima questione, quella di dire le risorse c'erano, adesso si tratta di impegnarle, è una cosa che io riconosco all'assessore Lamaiotti e all'impegno della giunta, voglio vedere che si concretizzino, perché questa è una prima questione ed è un compito nostro, cioè di vigilare che queste cose accadano. Lo dico per tutti i compagni che operano all'interno, in particolare dei settori periferici, noi dobbiamo stare attenti che effettivamente queste risorse vengono impegnate. L'assessore ha detto mi darò un rendiconto di quello che succede. La seconda cosa, gli scali ferroviari. Io percorro i temi che sono stati sugli scali ferroviari. Io ho detto talvolta scherzosamente, ma non troppo, che mi sono accorto che avevamo avuto ragione a fare in modo che questi scali ferroviari non venissero approvati in passato, ne ho avuto più consapevolezza dopo che durante. Ho visto e ho incontrato, discusso con delle persone, ci è stato detto, per fortuna, che si è avuta la possibilità di riflettere, di ridiscutere su questa situazione. Quello che io voglio dire, lo dico non polemicamente, perché qui non abbiamo, credo che dobbiamo lavorare tutti insieme per andare avanti.
l'idea, come è stata presentata più volte, che la maggioranza vecchia si è rotta sugli scali ferroviari e sostanzialmente, lo dico scherzosamente, ma che la nuova maggioranza, la maggioranza è il sottoinsieme della maggioranza della passata che ha votato a favore del tenere in vita gli scali ferroviari, che poi non è riuscito a farlo, è un altro dato di fatto col quale devo fare conto. Vuol dire che era così importante quella questione che oggi volevo mettere in discussione, che ha fatto sì che si costituisse una maggioranza nuova, cioè che ha tagliato fuori una parte significativa della precedente maggioranza. Allora voglio vedere, avevamo ragione noi, avevamo ragione quelli che si doveva fare così come era. A me sembra che emerga adesso intanto una questione di fondo, che quello che sembrava il migliore degli accordi possibili è possibile migliorarlo. C'era stato detto che noi non abbiamo capito niente perché quello era il migliore degli accordi possibili e che non averlo approvato significava avere impedito che si realizzassero delle cose positive per quanto riguarda la città. Oggi, e io lo considero importante, non è che io voglio sempre quello che mi si dica, avete ragione voi, prendo atto che mi si dice che non necessariamente bisogna riapprovare quell'accordo così com'è. Lavoriamo per fare un accordo migliore. Scali ferroviari, caserme e area Expo. Ha detto benissimo Vladimiro. Il problema è che noi dobbiamo dire di che cosa ha bisogno questa città in una scala metropolitana. È possibile che noi non ci si renda conto che per quanto riguarda la città di Milano noi abbiamo bisogno, per dirla sinteticamente, di tenere il più possibile spazi vuoti, liberi, a verde, a servizi, e non aggiungere nel territorio municipale nuove edificazioni, perché non c'è di questo che c'è bisogno. C'è bisogno di recuperare quello che oggi è tuttora sfitto, di recuperare quello che oggi ha bisogno di essere migliorato. Non c'è bisogno di ricostruire nuova edilizia residenziale, perché se non per recuperare quella popolare, per le zone più possibile, perché non abbiamo bisogno di avere nuovo costruito per quanto riguarda la nostra città. La città ha detto il ciclo d'azione. E il lavoro che dobbiamo fare è di distribuire anche le grandi funzioni su scala di città metropolitana, perché la città metropolitana non decolla se non creiamo dei punti di ricchezza non solo concentrati nella città di Milano, importanti, ma devono essere concentrati anche nel territorio più vasto che noi abbiamo. Dire questo allora vuol dire, e questo è la scommessa degli scali ferroviari e della progettazione urbanistica, noi dobbiamo considerare che comunque dobbiamo dare questi diritti volumetrici, cioè queste potenzialità edificatorie all'ente ferrovia, o siamo liberi di decidere che per esempio in uno spazio c'è più bisogno di fare un grande parco piuttosto che di costruire nuovi alloggi. Cos'è che guida la nostra scelta urbanistica di progettazione della città? Gli interessi dei cittadini o il bisogno di far realizzare agli operatori immobiliari delle costruzioni in luoghi che magari non meriterebbero di vederli costruiti? Questo è un altro punto di rimente per quanto riguarda la nuova amministrazione. L'ossessione della casa a me sta bene, sono contento che gli abbiamo inoculato, sì, c'è un'ossessione, c'è una malattia per il sindaco, credo che abbiamo contribuito a inoculargli questa malattia, e dobbiamo vedere però che usciamo da questa ossessione in modo positivo, recuperando gli alloggi, puntando un recupero anche dello sfitto nel privato, non costruendo, aggiungendo nuove costruzioni, consumando nuovo territorio. Questo è un punto fermo sul quale dobbiamo riflettere, perché sennò non andiamo avanti, non realizziamo quello che ci bisogna. Sulle caserme dobbiamo vedere cosa si fa, sull'area Expo, se mi permettete, ne parlo a parte dopo un attimo. Il sindaco ha questa ossessione. Prendo atto che il primo viaggio internazionale che fa il sindaco è nella pura logica dell'Expo precedente.
cioè il primo viaggio in pompa magna, ci sono arrivati non so quanti, credo anche la vita, annunci di conferenze stampa di viaggi, viaggio istituzionale del sindaco, il primo viaggio internazionale del sindaco a Tokyo per propagandare la nostra città al turismo internazionale, eccetera. Della Brexit, anche su quello, quello della Brexit ne parlo, ma il primo nostro obiettivo è quello, chi è che l'ha detto? Non mi ricordo che è passato, il fatto che di andare a ricercare i soliti, l'obiettivo che ho è questo, non so se è nello spirito di valorizzare gli investimenti nelle case popolari, se è nello spirito di recuperare un nuovo lavoro nella nostra città. Se io vedo un altro messaggio che do, ma non per essere critici a tutti i costi, nelle scelte di dirigenti che il comune ha fatto, io mi sono guardato uno per uno i curriculum, la dote fondamentale che portano queste persone è la loro capacità di operare nel settore finanziario. È questo quello di cui ho bisogno della nostra città. Non è in questo un segnale di qual è l'attenzione, al di là delle ossessioni, dell'attenzione della quale verrà proiettato l'impegno, l'attenzione, le risorse, gli sforzi dell'amministrazione. Io sono preoccupato di questo. Io avrei preferito di vedere che fra i vari collaboratori che seguono si è portato a Palazzo Marino, uno avesse nel suo curriculum è stato un grande progettista dell'edilizia residenziale pubblica. Tutti finanzieri, tutti vengono dalle grandi banche, tutti hanno un passato di operatori per quanto riguarda questo settore. Qualche problema ce l'ho, qualche problema ce l'ho di preoccupazione su quello che succede. La logica dei grandi eventi l'abbiamo detta, io non ci credevo per l'Expo, non ci credevo che portasse grandi vantaggi, i primi a lamentarci ormai sono anche i commercianti della città, perché non è che hanno avuto poi delle ricadute straordinarie, è un'altra osservazione che credo sia giusto fare. Dopodiché dico che nel rapporto con Roma noi veniamo sempre ben visti, perché ci va bene, perché è Milano. Avete sentito alla Raggi qual è l'accusa fondamentale che ha dato al Comune di Roma? Dice, in tanti mesi che sono passati avete fatto ancora 3 delibere in Consiglio Comunale. Quante ne abbiamo fatte delibere in Consiglio Comunale a Milano? 2. La giunta no, ma il Consiglio Comunale ha detto, il Consiglio Comunale non ha operato, ha approvato 3 delibere. Giusto? Milano 2. Non è che vuol dire che noi siamo bravi e loro sono. Non è questo il punto. È che bisogna capire che io però ho visto tantissime conferenze stampa. Se scorrete il mio cellulare, ci sono. Ogni giorno c'è una conferenza stampa che preannuncia cose che si fanno. Provvedimenti dove si può. Aspetto a fare, poi vedo se questi provvedimenti, questi impegni, si traducono in reali provvedimenti utili per atti amministrativi che riguardano la nostra città. E vediamo quali sono. Il primo, uno che l'abbiamo approvato, è quello di aver rinnovato il fondo immobiliare, cioè quello di mettere in vendita una parte del nostro patrimonio. Cosa su cui io non mi sono opposto, in passato avevo votato contro la prima volta, poi nell'altra giunta l'abbiamo prorogato continuamente, prendo atto che sono soldi che non potrebbero servire. Questo è il provvedimento che abbiamo provato. Adesso le delibere sulla casa speriamo che arrivino in fretta, l'assessore si è impegnato, io devo dire che l'ha detto in un modo che è credibile, quindi io ci credo che questa cosa avviene, voglio verificare e avere attenzione e l'attenzione che ai cittadini questi provvedimenti arrivino. Sulla città metropolitana, e poi dico su Arexpo e finisco, sulla città metropolitana il problema vero, ha detto Vladimiro, che non ha fondi, non ha mezzi, non ha poteri, in verità tutto questo è vero, ma c'è una cosa in più, che hanno dei doveri anche, che non riescono ad assolvere, perché la delega che era la provincia per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda i trasporti, la viabilità, eccetera, per quanto riguarda le scuole, sono ancora doveri che c'hanno,
non hanno risorse ma devono comunque, e se non lo fa i funzionari della ex provincia, non lo fa nessuno. C'è una corsa a operare soprattutto nel settore ambientale, perché si approfitta del fatto che gli uffici provinciali che sono lasciati nella condizione che sono, non fanno più i controlli che dovrebbero fare per esempio per quanto riguarda le carte. E si sta. Quindi il dramma di questa riforma della città metropolitana è stato che ha messo in croce il sindaco e gli amministratori per quanto riguarda i bilanci, ha messo in difficoltà l'occupazione per decine e decine di lavoratori, perché anche questo poi ci dobbiamo occupare della società del personale, ha lasciato irrisolto il problema che siccome il personale non è stato rinnovato, ci sono intere aree di intervento che non vengono, non sono controllate, non sono presidiate, e quindi sono lasciate in una condizione di pericoli anche per quanto riguarda, ho segnalato quello dell'ambiente, guardate, è una cosa molto seria per quanto riguarda il territorio e anche per alcuni aspetti della salute. Quindi anche su questo dobbiamo stare molto attenti. Le risorse, Anita ha detto che sono arrivate, io nelle cose non le ho lette, sono contento che ci sia fatto per Milano. Il fatto stesso che nei giornali non avevo messo con grande attenzione, testimoni di che attenzione c'è nel controllo della città metropolitana, io non ho letto il testo di se ci sono, sono contentissimo. La prima cosa che facciamo però, riassumiamo il precario della provincia, della ex provincia, perché sennò il primo segno di rispetto per quanto riguarda il lavoro lo vediamo venire. Sulla Expo io dico solo questo, io mi sono scandalizzato oggi, se voi leggete tutti i giornali, c'è una assuefazione alla luna di miele nel confronto della giunta nuova, che è straordinaria. Tanto si parla male delle altre giunte, tanto si parla bene di questa giunta sui giornali, che sarà anche vero, però qualche cosa vediamo. Vi ricordate quando c'era stato l'Expo? Io c'ero, sono qua, c'ero il quando si era deciso le prime scelte, si diceva in quell'area almeno il 50% a parco tematico, un parco che sia territorio connesso. Se oggi leggete i giornali dicono non si tocca la questione del 50% vero, però non sarà un grande parco, sarà un insieme di collegamenti di spazi verdi. È esattamente il contrario di quello che avevamo deliberato. Esattamente il contrario. Non si è scandalizzato, nessuno l'ha notato la stessa cosa. Ma guardate che questo vuol dire tutto. Se io nel verde calco, che so io, le aiole che ci sono quando c'è intorno il traffico più sfrenato, o gli spazi traffico, e quello è verde, capite che è una cosa diversa rispetto a dire che quell'area Expo doveva diventare un grande parco. Ve lo ricordate il disegno di Scaparro che diceva facciamo il grande parco a Olé dedicato ai bambini che facciamo nell'area? Oggi si dice facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo, in più però manteniamo il 50% verde. E come fare il verde nel cortile? Perché se io costruisco e quest'area non ho questo grande spazio unitario che diventa un parco tematico, come abbiamo detto, vi ricordate, doveva essere l'orto planetario, poi abbiamo detto parco tematico, almeno manteniamo però una superficie che è così. E non è verde intercluso, perché è un'altra cosa, perché è un'altra cosa. E perché tutto questo? Perché abbiamo speso, non si, il solito peccato originale, abbiamo speso tanti soldi per comprare quell'area e adesso dobbiamo a tutti i costi recuperarli attraverso delle edificazioni. Questo è, e non dico sul resto, su chi decide delle attività dell'università, delle attività, perché su questo hanno risposto già i professori dell'università e dovremmo vigilare che lì si faccia davvero qualcosa sotto il controllo di tutti e non sotto il controllo di qualcuno. Però questa cosa qui è fondamentale. Oggi un'altra cosa, rileggete il giornale di oggi. Bonomi, che è leghista, era la sera, gente che come dicevano non cade sempre in piedi, era la sera, l'hanno spostato ed è andato in regione a fare il capo di gabinetto di Maroni. E l'hanno tolto dal capo di gabinetto di Maroni, l'hanno messo a fare il direttore generale della società Arezzo. Oggi dichiara questa diventerà il primo operatore, sviluppatore immobiliare della città, questa è la cosa.
abbiamo costituito una società Expo dove abbiamo messo tanti soldi pubblici per fare uno sviluppatore immobiliare. Ma che cos'è? Rientra nei conti dell'ente pubblico fare lo sviluppatore immobiliare, cioè devono costruire per poter realizzare, recuperare i denari che hanno speso. Di questa cosa qui non si è scandalizzato nessuno. Perché bisogna comunque parlare bene, cioè arrivano tanti soldi ed è giusto così, no? È giusto. Dobbiamo vigilare perché le cose non vanno in questa direzione. L'ultima cosa che non hanno detto gli altri, perché non ho appena detto, noi abbiamo puntato molto, abbiamo detto che Milano è una città internazionale, siamo contenti che arrivino tanti studenti dal resto del mondo, che è la cosa più bella, grandi ricercatori, eccetera. Io sono d'accordissimo. Dobbiamo creare le condizioni però. Svoltate pagina, leggete un'altra parte, dicono a Milano gli studenti pendolari, gli studenti che vengono da fuori non possono, perché per un buco per poter abitare gli chiedono anche 680, non una stanza, o un, no, un posto letto, 680 euro al mese. Allora, se noi vogliamo che ci sia davvero questa internazionalizzazione della città, non fatta solo di ceti ricchi, ma anche del giovane che può venire, che vuole studiare, o del lavoratore che vuole venire a Milano a cercare di affermarsi e di operare nel campo della ricerca, del tecnologico, eccetera. Dobbiamo o non dobbiamo, per esempio, invece di fare alloggi di edilizia residenziale libera, fare alloggi per gli studenti, abitazioni temporanee, magari con una società del Comune di Milano che opera nei confronti anche dei proprietari di case e fa da organizzatore e garante per quanto riguarda i prezzi che ci sono per gli alloggi stessi e cura la qualità degli alloggi che sono previsti. L'area Expo non doveva essere questo. Dobbiamo recuperare questi spazi per queste cose o no? La cultura la lanciamo in questo modo nel patto per Milano. Quali iniziative ci sono sul piano degli investimenti per quanto riguarda la cultura, che sono la vera fortuna della nostra città per quanto riguarda il futuro? Delle università si parla di trasferire le facoltà da Città Studi all'Expo, e poi cosa succede a Città Studi? Dobbiamo fare un piano organico nel quale diciamo che l'operazione speculativa non si sposti a Città Studi e che lì si recuperino spazi di fruizione sociale, o invece non diciamo niente perché l'università deve raccogliere di soldi da lì per potersi poi spostare nella regione. Ecco, ho citato alcuni problemi per dire che il giudizio per quanto riguarda la nuova giunta va misurato sulle scelte concrete che si fanno, dicendo bene quando è bene, e però mettendo le giuste riserve per quanto riguarda i rapporti con i lavoratori, che l'ultimo punto poi parlerà di questo compaio nella Camera del Lavoro, non sono migliorati. Non è che i lavoratori sono molto contenti delle scelte, delle assunzioni fatte in un qualche modo, dei concorsi che non si fanno, dei precari che ci sono e dei rapporti con il movimento sindacale. Su questo versante credo che dobbiamo pensare, operare, stare attenti, perché altrimenti ci sfuggirà di nuovo di mano la situazione. Grazie.